ZTL, zona traffico limitato. Una sigla e soprattutto una segnaletica stradale che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere. Forse però non tutti sanno che vi sono alcuni mezzi, ad esempio gli automezzi che sono muniti di pass blu per i disabili, per i quali l'abilitazione circolare è valida su tutte le ZTL del territorio nazionale, non solo su quella del comune ove è stata rilasciata. Così può accadere che il veicolo di un cittadino con disabilità del comune di Venezia debba passare per la ZTL di Treviso Centro, perché il suo passeggero deve effettuare una visita specialistica in una struttura medica che si trova nel capoluogo della Marca. Il conducente ovviamente attraversa la ZTL con la convinzione di essere autorizzato al passaggio. Ma il comune di Treviso non riconosce la targa tra quelle autorizzate, perché attualmente le liste dei mezzi abilitati sono gestite solo a livello del singolo comune che ha rilasciato il pass blu. Così, a meno che il cittadino non abbia comunicato preventivamente a quel comune di dover passare su una sua ZTL, scatta la contravvenzione, che gli verrà recapitata e per cui farà ricorso, che ovviamente vincerà. Il risultato? Un cittadino infastidito per il disagio e il tempo perso e allo stesso tempo un'amministrazione pubblica frustrata per il tempo e per le spese sostenute. Il progetto ZTL Network intende ovviare a questo disservizio, abilitando lo scambio tra i comuni delle targhe autorizzate ad accedere alle aree ZTL, realizzando così il sistema federato regionale delle whitelist. Grazie al progetto ZTL Network, la prossima volta che il veicolo autorizzato del cittadino disabile di Venezia attraverserà la ZTL di Treviso o qualsiasi altra ZTL presente nel Veneto, verrà intercettato dal sistema di controllo, ma immediatamente riconosciuto come mezzo abilitato dal comune di Venezia. Si otterrà così il duplice risultato di offrire un miglior servizio al cittadino, che non si vedrà più recapitare una multa per un'infrazione non commessa, e per l'amministrazione comunale, che risparmierà tempo e soldi, non dovendo più gestire i ricorsi. I comuni veneti hanno rilasciato circa 115.000 permessi per disabili. Annualmente vengono effettuati oltre 10 milioni di controlli su ZTL, a seguito dei quali sono staccate quasi 250.000 contravvenzioni. Su queste contravvenzioni vi sono circa 6.000 ricorsi, il 75% dei quali vinti dal cittadino. Il costo medio totale che i comuni sostengono annualmente per la gestione dei ricorsi vinti dal cittadino è pari a oltre 500.000 di euro. Il sistema federato è abilitato dall'infrastruttura informatica messa a disposizione dell'amministrazione regionale, che consente lo scambio di dati e informazioni tra le pubbliche amministrazioni e prevede che ogni passaggio su una ZTL venga controllato inizialmente sulla whitelist del comune di pertinenza, scalando la richiesta alla whitelist provinciale fino ad arrivare alla whitelist regionale e all'emissione dell'eventuale sanzione solo in caso di riscontro negativo anche a quest'ultimo livello. ZTL Network è uno dei servizi digitali realizzato in collaborazione con le amministrazioni comunali che l'Agenda Digitale del Veneto 2020 mette a disposizione del territorio per essere sempre più vicina alle esigenze della cittadinanza. ZTL Network, per essere liberi di muoversi oltre ogni barriera.